Dunque, a grande richiesta con voi questo secondo episodio di impiantistica elettrica residenziale americana per italiani scandalizzati. Oggi parliamo di prese e interruttori a parete. Allora, prima di smontare tutto, no? Le prese americane ballano tutte, anche gli interruttori. Vi faccio vedere una dimostrazione, ecco. Quindi danno questa impressione generale di economico, di fatto sottocosto, di instabile, di posticcio. E di pericoloso. Poi alla lunga le mascherine si spezzano anche, quindi tramutando l'impressione in pericolo reale, no? Poi restano esposti i contatti, eccetera, eccetera. Perché? E ora veniamo alla parte scandalosa, no? La mostrina, che è la mascherina che ho appena rimosso, non è un elemento solamente decorativo, ma è un elemento portante. Perché? Perché il corpo della presa o dell'interruttore, stesso discorso, non è montato alla parete, ma è montato alla scatola d'acciaio che è all'interno della parete, che non è fissato al cartongesso in nessuna maniera, no? Quindi l'unico elemento strutturale che tiene l'intero corpo dell'interruttore o della presa fissato alla parete è la mascherina, che per di più è di questa, è una mascherina da 20 centesimi, plasticaccia, e che è fragile, di cui do una dimostrazione immediata, ecco, no? Con un pollice, se c'è spezzata, e infatti si spezzano sempre nello stesso punto, si spezzano qui, no? Eccolo qua, sta un altro click, ecco, qui, no? Alcune di queste, fra l'altro, le vendono come infrangibili, quindi questo è quanto infrangibili sono, no? 20 centesimi. Ok, soluzione, quella soluzione si rimpiazza tutto con una mascherina in acciaio. Eccola qua, eccola qui, chiedo scusa, acciaio, per cui vedete, il tutto normalmente è lasco, queste viti vengono lasciate appositamente lasche. Perché? Perché i piedini del corpo dell'interruttore comunque sono sul cartongesso solo per qualche millimetro. Quindi se anche tirate queste viti, va a finire che o piegate i piedini o spezzate il cartongesso o entrambi, ma il sistema non diventa stabile. Invece con questa mascherina in acciaio a ridaie smaltato, potete tirare la vite in centro qui con una certa aggressiva confidenza. Attenzione, ecco qui, manteniamo un certo allineamento in bolla. Ecco qua. Ecco, adesso io posso permettermi di tirare questa vite. Basta, adesso non si muove più niente. Visto? Ma che bello, eh? Questo è un mestiere fatto a standard scarpazza.